Buon pomeriggio, benvenuti in corsia, appuntamento con la medicina e la salute in diretta. Oggi è il 12 novembre, mancano 2 giorni alla giornata mondiale del diabete e allora è stato quasi un obbligo invitare Angela Mazza. Grazie per aver accettato il nostro invito. Ospite quindi la specialista in endocrinologia, diabetologia dell'ASP di Cosenza e non solo. È un lieto ritorno ai nostri studi perché siamo ormai alla terza, quarta puntata che Quarta, facciamo sì, insieme. Siamo questa è la occupati di quarta. diverse cose, però ogni volta ci porta qualche novità che riguarda i pazienti che sono affetti da diabete. Mi ricordo ancora quando in un altro studio abbiamo presentato il sensore, Sì. utilissimo, no? Sempre più diffuso, vero? Sì, sempre più diffuso e avevamo anche detto, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per il lieto invito, è sempre un piacere per me essere qua e riuscire a fare questa chiacchierata. E, come diceva bene il dottore Pasqua, non potevamo esimerci dal non parlare di patologia diabetica oggi, proprio perché dopodomani ricorre la giornata internazionale, la giornata mondiale del diabete. E cogliamo pertanto l'occasione proprio per sensibilizzare, il leitmotiv di quest'anno è educare e sensibilizzare, fare squadra intorno al diabete. E per squadra si intende proprio squadra perché il diabete è una battaglia da vincere, tutti insieme con protagonista il nostro paziente. La squadra è rappresentata appunto dal paziente al centro, che deve assumersi il grosso del lavoro, ma anche dai suoi familiari, dal diabetologo che lo segue, dal medico di medicina generale, dalla tutta l'equipe che verte intorno al diabetologo, come l'infermiere dedicato, il podologo, il nutrizionista e anche altri colleghi. Vedremo il ruolo fondamentale del cardiologo, del nefrologo, dell'oculista, del vascolare. Insomma, c'è tutta Sì, una allora, squadra praticamente ha di citato interazione, tutto, tutto tutto, un ospedale, tutto, un'equipe completa. tutto. Forse è più facile Esatto. dire chi non Chi c'è. non c'è, ma in questo in Italia siamo sempre stati padroni perché i team diabetologici e i centri diabetologici nostri sono sempre stati famosi in tutto il mondo e continuano ad esserlo, perché per quello che se ne voglia dire del sistema sanitario nazionale, ancora rispetto alle patologie croniche siamo quello che di meglio c'è in giro, ecco, soprattutto per patologie croniche così complesse e così che ecco, riguardano tutti gli organi, ma poi lo vedremo un pochino più nello Abbiamo specifico. visto il logo della Giornata Sì. Mondiale del Diabete, 14 novembre, questo cerchio azzurro. Esatto, che è proprio il logo del diabete e viene rappresentato il blu che rappresenta anche tanti monumenti in tutto il mondo verranno illuminati di blu proprio a segnalare questa cosa. In generale il mese di novembre è il mese in cui si fanno tante campagne di screening e noi vogliamo proprio cogliere questa importanza per sensibilizzare ed educare. Se si conosce la patologia e i rischi che si hanno con questa patologia, si può meglio affrontarla, viverla e vincerla in modo quanto più normale possibile, sia dal punto di vista qualitativo che insomma dal punto di vista quantitativo come longevità, come Certo, insomma e in come termini di qualità appunto tempo, nella vita, sia perché poi qualità, una cosa certo. è vivere a lungo, ma vivere bene, perché magari perdere la vista, non avere la possibilità di camminare, perché comunque la circolazione, gli arti che ne Sì, soffrono, al insomma. di là delle complicanze importanti, la qualità di vita del diabetico è una qualità alterata perché si percepisce un senso di ansia e proprio di Di preoccupazione, preoccupazione per il proprio stato di esatto, salute, anche sì. nelle azioni quotidiane della Certo. vita che possono essere quella di fare una banale corsa o O di anche un essere viaggio. invitati, esatto, o di essere invitati, no, in un posto che ci può mettere ansia, che non è una problematica percepita solo dal Ma anche dai paziente, ma familiari. anche dai familiari. Basti Certo. pensare ai bambini Quindi no, diabetici di tipo sì. 1, ci sono bambini che diventano diabetici appena nati o insomma, no, entro i primi anni di età, quindi il caregiver assume in questo essere squadra un ruolo fondamentale. O gli anziani. Quando io ho iniziato la professione, l'ambulatorio di diabetologia era pressoché composto da sessantenni, 65enni, raramente vedevamo settantenni. Adesso l'età media dei pazienti che afferiscono agli ambulatori è di ultra ottantenni e sono
la maggior parte sono pazienti che insomma, no, non hanno queste grandi complicanze, però che hanno tutta una sfera di problematiche connesse alla patologia che, insomma, di cui dobbiamo tener conto. Allora, noi nel corso di queste trasmissioni, queste puntate, stiamo usando molto il touchscreen, quindi per presentare alcune immagini che restano un po' impresse nei nostri telespettatori, e anche con la dottoressa Mazza abbiamo una presentazione, quindi vedremo, sì, partendo dai numeri, penso, sì, del diabete. Ho scelto proprio questi numeri per far emergere che è una vera e propria pandemia, con una prevalenza che sta aumentando in modo esponenziale e purtroppo che continuerà ad aumentare. Il trend di crescita, che è già altissimo in Europa, si prevede che da qua ai prossimi 20 anni aumenterà ancora del 13%. E consideriamo che al momento in atto un adulto, cioè tra i 20 e i 79 anni, tra i 20 e gli 80 anni su 10 è diabetico, e questo a livello mondiale riguarda più di 500 milioni di persone, che si traducono in 62 milioni di persone in Europa e 4 milioni di persone in Italia. Questo dato è assolutamente in aumento, perché se guardiamo i dati Istat del 2016, in Italia i diabetici erano poco più di 3 milioni. Adesso siamo all'8% della popolazione. Esatto, esatto, con un trend che dal 1980 ad oggi, quindi in 40 anni, è passato dal 3 al 6%. E non Questa solo, è una sconfitta. E non solo è una sconfitta, ma consideri che di questi diabetici circa l'1,6% della popolazione, anche 2%, quindi stiamo parlando di 1 milione di soggetti, ha il diabete e non lo sa. E di questi un 4,3% della popolazione ha un'iperglicemia, cioè un prediabete non ancora diagnostico, che è già correla con le complicanze macrovascolari della patologia, che poi vedremo nello specifico. Che potrebbe essere comunque corretto, tenuto a bada il prediabete. Esatto, quindi questa è un'altra cosa che mi sta molto a cuore stressare e sottolineare, non vi voglio far venire l'ansia, però se voi guardate in basso sull'ultimo dito della mano, abbiamo dai dati Istat del 2016 20.000 morti per diabete in Italia. Questi dati sono assolutamente sottostimati, perché il dato della morte si ha dalla scheda Istat, ma spesso il diabete è una concausa, se non la causa, che porta alle altre patologie, ed è assolutamente sottostimato, perché questi sono i dati dei pazienti morti di chetoacidosi piuttosto che ipoglicemia, cioè in cui il diabete è la causa finale. Ma però se consideriamo che poi 70.000 persone in Italia sempre hanno lo scompenso cardiaco per il diabete, 50.000 hanno l'infarto per il diabete, 50.000 hanno l'ictus per il diabete, 2.000 pazienti all'anno vanno in dialisi, diabetici, entrano in dialisi all'anno, sì, anche più di 10.000 amputazioni sono legate al diabete, e anche i tumori, il 20% più o meno, si stima che un 15-20% di tumori siano diabete relati. E insomma, vediamo che il 64% di questi pazienti non fa attività fisica e il 26% continua ad essere obeso. È come dire che non c'è percezione della gravità della mortalità e della disabilità, perché un paziente che soffre, che è ammalato di tumore, non si sognerebbe mai di continuare a fare quello che faceva prima, o di rifiutare le cure, o di appellarsi all'effetto collaterale o alla problematica piccolina. Per il diabete invece è così, perché spesso non si percepisce l'insidia che è nella patologia, e questo molto è legato al fatto che all'inizio parliamo di 20-25 anni, la patologia è assolutamente silente, fa danni macro e microvascolari, poi vedremo nel dettaglio come e perché, in modo assolutamente silente, quindi il paziente non lo percepisce, non è consapevole. Sempre più spesso vediamo pazienti che sono diabetici da anni e anni e poi se ne accorgono perché fanno la glicemia sul luogo di lavoro, piuttosto che in un momento in cui si sentono male, le cosiddette diagnosi incidentali, e non accettano, non ammettono che quella glicemia era già alta da anni, perché non percepiscono il disagio. Magari la lomboscialgia dà fastidio e quindi il paziente capisce subito che c'è qualcosa che non va. Questo è un killer silenzioso che fa tante, troppe vittime, e siccome il comportamento del paziente, fare squadra significa proprio questo, il comportamento del paziente è determinante per vincere questo tipo di battaglia, e allora noi dobbiamo sensibilizzare quanto più possibile e cercare di far entrare
più precocemente possibile nella testa dei nostri pazienti e anche di quelli che potrebbero diventarlo, cioè quindi dei familiari predisposti a questo, che lo stile di vita è fondamentale per cercare di non arrivare a tutto questo. Due domande. La prima è che tipi di tumori sono correlati al diabete? Tutti i tumori endocrino dipendenti, quindi soprattutto mammella, colon, ma anche quelli correlati all'obesità, perché praticamente una parte del recettore dell'insulina, che poi vedremo anche dopo un pochino più nel dettaglio, è uguale all'IGF-1 che è correlato nella crescita del cancro. Quindi ormai si nutre di... Sì, oltre a nutrirsi di zucchero, infatti tanti farmaci come la metformina vengono utilizzati ormai nelle chemioterapie proprio per cercare di superare questo ostacolo, sono proprio strettamente linkati per questa molecola che è molto simile. L'altra domanda è invece quella sulla appunto silenziosità del diabete. Esatto. Perché insomma tutti noi profani sappiamo che c'è una, come dire, una necessità di diminuzione, una sete oppure una febbriciattola. Esatto, questa però è una sintomatologia eclatante per valori molto alti di glicemia, quindi quando l'esordio diventa insidioso è importante. Purtroppo non tutti gli esordi sono in questo modo, anzi pochissimi degli esordi sono così eclatanti e così insidiosi. Io approfitto per farvi vedere questa diapositiva che al grande pubblico potrà sembrare difficile da interpretare, ma che noi medici, a cui noi medici siamo molto legati, e infatti è in tutti i congressi di diabetologia, perché fa vedere quella che è la fisiopatologia, cioè come si sviluppa il diabete e perché. Se noi vediamo sul lato sinistro, anni e anni prima che venga il diabete, cioè stiamo parlando di 10-15 anni prima, si ha quella che è l'insulinoresistenza. Che cos'è l'insulinoresistenza? Che è un meccanismo inizialmente di compenso per superare il problema. L'insulinoresistenza è l'insulina è l'ormone che fa entrare lo zucchero, il glucosio, nella cellula per essere utilizzato per produrre l'energia, l'ATP. E allora l'insulina che serve a questo è come se fosse la chiave che apre la porta della cellula. Il buco della serratura della porta della cellula, che è il recettore dell'insulina, per motivi geneticamente determinati, cioè per una predisposizione genetica, fa sì che il corpo, per superare l'ostacolo di riuscire ad aprire la porta, che cosa fa? Produce grandi quantità di insulina. Quella che è l'insulinoresistenza non è nient'altro che un'iperglicemia, che anni e anni prima, ma veramente parliamo che già ragazzini di 12-13 anni hanno questa problematica, anni e anni prima che cosa fa questa insulina? Aumenta proprio per raggiungere il target, cioè per mantenere la normoglicemia, la glicemia costante, toglierla dal sangue, quindi noi sul sangue la troviamo normale, e farla entrare nella cellula. Però questa insulina alta che fa? Se da una parte sulla glicemia funziona e funziona bene, dall'altra parte bombarda gli altri organi, quindi il tessuto adiposo, e da qua sia la tendenza ad ingrassare che la difficoltà soprattutto a dimagrire, il fegato il fegato grasso, il problema dei tumori relati perché c'è questo maggiore stimolo, e soprattutto la cosa che bombarda di più sono i grossi vasi. Infatti vediamo in basso su questa diapositiva che le complicanze macrovascolari, e sto parlando dell'infarto soprattutto, sono già di prima dell'insorgenza dell'iperglicemia, cioè quando ancora la glicemia è normale. Tanti pazienti si accorgono di essere diabetici durante il ricovero in unità coronarica, purtroppo per l'infarto, non perché non lo fossero prima, ma perché molto è legato proprio alla fisiopatologia del diabete e non all'iperglicemia. Quando poi la beta cellula pancreatica, cioè il pancreas, non ce la fa più a mantenere questi elevati livelli di insulina, allora là incomincia ad insorgere l'iperglicemia, che all'inizio si vede solo dopo i pasti. Ecco perché tanti pazienti che hanno una glicemia a digiuno nella zona grigia poi devono fare il test che vedremo dopo per capire se sono diabetici o meno. Quando poi insorge il diabete, l'iperglicemia e la variabilità glicemica può portare quelle che sono le complicanze microvascolari, quindi la retinopatia, la nefropatia, ma all'inizio, siccome i valori sono così blandi, quando le complicanze iniziano o possono iniziare, perché noi adesso ci aspettiamo di essere bravi e quindi di non farle venire queste complicanze, quando le complicanze iniziano perché dipendono dall'iperglicemia, il paziente non se ne accorge.
perché sono complicanze che vanno piano piano e insomma, no? Portano problemi, il paziente poi a un certo punto si trova che il rene non filtra, di vedere non vede, cominciano i dolori della neuropatia, però tutte queste complicanze hanno una storia di 20, 25, 30 anni prima. Molto meglio, fra virgolette, male minore, un esordio eclatante, anche nei soggetti più giovani. Spesso che... però questo correla anche con l'aggressività della patologia, sì. Quindi insomma... Quindi difficilmente... meglio niente. Meglio niente, chiaramente. Però scoprirsi diabetici e avere un nemico che per 25 anni ti ha pugnalato alla schiena non è il massimo. Sì, però per questo bisogna prevenire, bisogna insegnare già ai nostri ragazzi nella scuola, basta un'ora di educazione sanitaria a settimana in cui si dice veramente, dopo le vedremo queste cose, in cui si dice cosa, quando e perché in modo semplice, in modo diretto, anche i genitori, ma poi i bambini quando da questo punto di vista sono una spugna, vedono e si comportano in base a quello che vedono, per cui l'ente esterno, quale può essere quello della scuola, scorpora un pochino le cattive abitudini familiari. O perlomeno ci prova. Questo ha risposto egregiamente alla domanda come fare la diagnosi e perché occorre farla precocemente. Però io ho preparato anche una bella diapositiva perché da questo punto di vista ci tengo tantissimo a sensibilizzare tutti a come rendersi conto di come stanno le cose. E in questa diapositiva vediamo bene come ci dobbiamo comportare. Beh. Tutti i pazienti asintomatici adulti, per adulti si intendono le persone sopra i 35 anni, quindi non ci deve essere una particolare cognizione. Poi vedremo quali sono proprio i fattori di rischio ulteriori, però è consigliata una misurazione a digiuno dall'età di 35 anni in tutti i pazienti asintomatici e così vediamo dal lato sinistro del grafico che possiamo trovare una condizione di normoglicemia, di glicemia normale, se è inferiore a 100 mg a decilitro. Questa è una cosa che potete fare anche voi con i vostri ultimi esami, andarli a visualizzare, oppure possiamo avere una glicemia superiore a 126 mg a decilitro e quello è già diabete. Se io trovo due glicemie superiori a 126, quindi 127 e 130, è già diabete, è già diagnostica questa cosa. Se invece c'è un valore intermedio, un valore grigio tra 100 e 125, questo potrebbe essere, si chiama alterata glicemia a digiuno, è un prediabete, però potrebbe essere già un diabete misconosciuto senza che si veda sulla glicemia a digiuno, perché abbiamo visto prima che la glicemia a digiuno è l'ultima ad alterarsi. Inizialmente noi lo vediamo dopo il pasto, questo problema, perché dopo il pasto, quando lo zucchero è maggiore, l'insulina non ce la fa a far entrare tutto quello zucchero nella cellula. E allora che cosa facciamo per capire se c'è diabete o no? In quel caso mimiamo il pasto e ci comportiamo come se mangiassimo facendo il carico orale di glucosio. Si fa bere questo zucchero standardizzato, 75 grammi di glucosio, e si misura la glicemia prima e dopo. In questo modo noi avremo, se abbiamo un valore superiore a 200 mg a decilitro, è diabete franco, ma un valore superiore a 200 è sempre diabete, a prescindere se è una glicemia a digiuno, dopo pranzo, eccetera, superiore a 200 è sempre diabete. Oppure possiamo avere un quadro di normalità inferiore a 140, quindi avremo solo il prediabete del motivo che ci ha portato a fare l'OGTT, oppure avremo una ridotta tolleranza al glucosio, che insieme all'alterata glicemia a digiuno rafforza ancora di più la possibilità di avere il diabete, insomma aumenta fino al 70% la possibilità di avere il diabete in tempi relativamente brevi, quindi insomma un alert in più, però ancora la patologia è reversibile. Poi adesso, non so se avete visto in basso i valori di glicata. Rimettiamo la schermata, tutto schermo, ecco, ecco qua. Esatto. Perché questa vorrei che i nostri telespettatori la fotografassero, no? Perché esatto. Può essere utile come promemoria. Sì, l'ho messa apposta, la fotografassero perché spesso e volentieri io mi trovo purtroppo, ahimè, anche con colleghi che insomma non hanno ben chiare quando fare una cosa piuttosto che un'altra. E Cosenza è un territorio vasto dove i medici di medicina generale sono bravissimi,
attentissimi, informatissimi. Noi organizziamo spesso cose insieme, però purtroppo la periferia non sempre è così aggiornata, quindi può essere utile anche a chi, o anche nell'ambito sanitario, non per forza medici, a chi insomma, no, vuole avere uno specchietto veloce ed efficace di valutazione. Stiamo parlando di pazienti asintomatici adulti, quindi oltre 35 esatto. anni, obesi oppure anche... Allora, l'obesità e il sovrappeso ovviamente è uno di quei fattori di rischio ulteriore che adesso andiamo a guardare, quindi se sono sovrappeso o obesi è ancora un allerta in più per poi vedere ogni quanto ripetere questo tipo di screening. Però tutta la popolazione generale è invitata almeno una volta all'anno a fare la glicemia a digiuno per cercare di concretizzare esame. Esatto, il classico però, esame del sangue che non è invasivo, insomma, se non si riscontrano poco. Valori con il giallo e il rosso, allora la curva si fa, la curva glicemica. Il rosso è già diabete. Rosso è diabete. Il rosso è già diabete. E il giallo invece della glicemia a digiuno ti fa fare lo GTT e invece il verde puoi stare momentaneamente tranquillo per un anno. Poi si ripete l'anno dopo. Adesso va di moda misurare anche l'emoglobina glicosilata, soprattutto per una questione di costi. E vediamo in basso che valori compresi tra 5 e 7 e 6 e 4 sono indicativi di insulinoresistenza e di prediabete, però per fare diagnosi ci vogliono 2 glicate superiori a 6 e 5. E è un altro metodo economico per fare la diagnosi. Qualcuno ha qualche resistenza perché quel liquido con il glucosio è un po' fastidioso? Eh sì, un pochino è fastidioso. Poi, come tutte le cose, ci sono i pazienti che lo tollerano bene e ci sono i pazienti che non lo tollerano, così come le fasi della vita. Le gravide, per esempio, che devono screenare se hanno il diabete gestazionale per amore dei figli, della prole, lo fanno tutto. E, insomma, altri tipi di popolazioni sono un pochino più restie. Però io sempre voglio stressare il fatto che se ci si rende conto che abbiamo di fronte un nemico brutto e allora si fa anche, no? Si beve così, anche lo zucchero. Visto che qui facciamo ormai gli esperimenti in diretta, abbiamo fatto il sensore, porti una soluzione di queste, la berrò in diretta. Sì, volentieri. Da questo punto di vista esperimenti ne possiamo fare quanti ne vogliamo, anzi, volendo possiamo fare anche una puntata dedicata alla tecnologia. E ci sono tanti pazienti che mi dicono, no, ma io voglio venire a portare la mia esperienza, quindi perché no? Sì, sì, ma noi siamo aperti anche, raccontiamo anche storie, quindi è utilissimo. Sì, sì. Anche possiamo pure registrarle e mandarle in onda con il telefonino. Volentierissimo. Allora, vi faccio giusto vedere i criteri di screening, quali sono i fattori di rischio, tra cui, oltre alla sovrappeso e all'obesità, sono la familiarità di primo grado per diabete, ovviamente i familiari, proprio genitori, fratelli, figli, una patologia cardiovascolare pregressa o in atto, tutti, escluso nessuno, i pazienti che hanno avuto infarti, angina, scompenso, ipertensione arteriosa, alert cardiovascolari, devono essere screenati per il diabete, perché spesso e volentieri sono le due facce, esatto, sono con cause e sono due facce della stessa medaglia. Così come i pazienti con dislipidemia, il colesterolo cattivo LDL è un altro fattore di rischio cardiovascolare importantissimo, per cui tutti i pazienti che hanno il colesterolo alto, soprattutto il colesterolo LDL cattivo, devono andare a considerare se c'è anche una problematica di diabete, perché poi i target, cioè i valori in cui lo dobbiamo mantenere, diventano ancora più basso. Le giovani donne con sindrome dell'ovaio policistico, la sindrome dell'ovaio policistico niente è se non l'insulinoresistenza che bombarda l'ovaio, proprio perché quella iperinsulinemia compensativa va a bombardare tra gli altri organi anche l'ovaio, che fa tutti questi follicoli e porta tutte le problematiche dell'iperandrogenismo che le giovani pazienti purtroppo conoscono bene. Altre condizioni associate ad insulinoresistenza come le striature nere o questa difficoltà anche a perdere peso, che è importante in tante popolazioni, soprattutto femminili, oppure pazienti che hanno già riscontrato un'alterata glicemia a digiuno e ovviamente dobbiamo essere sicuri che quella pre-alterazione, quel pre-diabete rimanga tale e non evolva. E questi sono pazienti che devono fare la prima valutazione all'età dei 35 anni e poi in questa fetta c'è una valutazione annuale per tutti i pazienti con prediabete e una valutazione ogni 3 anni in tutte le donne che hanno avuto diabete gestazionale, che è un'altra cosa che spesso e volentieri poi quando facciamo la diagnosi se ne sono belle emerge. Dimenticate. No, certo. È il contrario, cioè durante la gravidanza se hanno il diabete gestazionale sono bravissime, attentissime, eccetera. Poi invece...
e poi una volta avuta la gravidanza si dimenticano proprio che il problema dell'iperglicemia latente rimane. È un segnale. Esatto. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, poi torniamo in studio per la seconda parte di In Corsia. Sono. Allora, di nuovo in studio, seconda parte di In Corsia, stavamo parlando di diabete, in particolare abbiamo ancora una schermata, poi ci dedicheremo ai farmaci. Sì, allora, il decalogo della prevenzione nel prediabete, che cosa dobbiamo fare se siamo in quella fetta di popolazione a rischio? Intanto cercare, se non c'è, di mantenere il peso ideale, quindi se c'è sovrappeso o obesità, di perdere peso. Come si fa a perdere peso? Intanto mangiando bene, e la piramide alimentare della dieta mediterranea racchiude come si fa a mangiare bene. Questo lo devono fare sia i prediabetici che ovviamente i diabetici, ma è un discorso che dobbiamo fare tutti e che dobbiamo fare soprattutto ai giovani, mangiando almeno frutta e verdura tutti i giorni e consumando sia cereali integrali, soprattutto integrali, che quelli raffinati, e consumare con moderazione insaccati, formaggi, utilizzare i legumi anche al posto della carne, non dimenticare mai il pesce, utilizzare l'olio extravergine di oliva, il nostro olio in piccole quantità ma che sia extravergine, i dolci devono essere veramente stralimitati, soprattutto le bibite zuccherate, soprattutto nei giovani e nei bambini. Il caffè si può bere, ma niente super alcolici, io direi proprio niente vino, anche se le raccomandazioni sono che fino a un paio di bicchieri di vino si possono bere. Soprattutto non fumare, perché il diabetico non deve fumare. Intanto il fumo aumenta l'incidenza della malattia, cioè i fumatori diventano diabetici prima e in modo più insidioso, e poi perché concomitano il rischio cardiovascolare del fumo di sigaretta è un addonno, no? E maggiora ancora di più il rischio cardiovascolare del diabete, quindi è veramente giocare con una tanica di benzina vicino al fuoco, è una cosa pericolosissima, per cui non deve fumare nessuno, in particolare quelle che sono le persone predisposte a sviluppare diabete. E poi l'attività aerobica. Fare sport significa muovere il trasportatore del glucosio indipendente dall'insulina, quindi non solo far entrare lo zucchero nella cellula a prescindere da questo ormone che abbiamo visto, è un ormone importante ma che fa anche danni, ma soprattutto migliora la sensibilità insulinica, quindi quanto ci dobbiamo muovere? Il più possibile. Le linee guida dicono almeno 30 minuti di lavoro aerobico, inteso come passeggiata, corsetta, cicletta, spinning, no? Esatto, almeno 30 minuti al giorno, però molti studi di popolazione hanno dimostrato che già alzarsi 5 minuti mentre si è al lavoro e camminare nella stanza 5 minuti noi ogni mezz'ora. Come ha visto, abbiamo una relazione open space e giriamo, devo dire, il direttore è la nostra guida anche in questo senso, lo seguiamo. Maestro in questo, il direttore. No, notava mia moglie che ha detto sembravate dei pazzi a girare come... Invece è stato proprio scientificamente dimostrato che anche quel camminare 5 minuti ogni mezz'ora migliora la sensibilità insulina. Quindi è ovvio che più si fa sport e meglio è, però anche poco è meglio di niente. Certo, bisogna trovare degli escamotage. Allora, telefonata, buon pomeriggio, sì, da dove chiama e come si chiama? Da Cosenza Francesco. Prego, può porre la domanda alla dottoressa Mazza. Volevo chiedere, dopo aver fatto il test, quello rapido con la punturina, insomma, quello rapido. Quello meno costoso. Un valore... Come? Quello che ha detto meno costoso, la glicata. Con il glucometro a casa, con quello... No, ho fatto il test rapido, quello lì con lo spillo, insomma, per intenderci, sul dito. Forse l'emoglobina... Non la sentiamo bene, può ripetere per favore? Allora, il test quello rapido che si fa pungendo il dito. Ah, sì, okay. Sì, è venuto fuori un valore di 122. In che momento della giornata? Mattina, però dopo aver mangiato.
Allora, in quel caso, se non era a digiuno, non è diagnostico. Io le consiglio di ripeterlo la mattina a digiuno, giusto per capire a che livelli siamo, sì. Però comunque misurare la glicemia con il glucometro non è determinante, c'è sempre uno scarto rispetto a quella che è la glicemia venosa. È ovvio che se lei ce l'ha a casa è perché ha familiarità per diabete. No, allora forse non... Era uno screening gratuito, io l'ho fatto con curiosità. Ah, va bene. Allora no, se non era a digiuno può stare relativamente tranquillo. Ma la glicemia l'ha fatta? No, infatti... La glicemia come? Sul sangue l'ha fatta nell'ultimo anno? Sì, andava bene. Benissimo. E allora può stare tranquillo per il momento? Ah, perché, vabbè, tra l'altro io l'ho fatto presente che avevo mangiato, dice, però... Esatto, dico, vabbè, facciamo, no, se dice, non era a digiuno fuori. 122 e i valori, no, è in valori che vanno bene, è come se... Avevo mangiato, sì. Avevo fatto uno spuntino 10 minuti prima, però... Un bello spuntino. Allora, lo GTT, quella parte che ho fatto vedere del carico orale di glucosio, dire a 2 ore dal pasto la glicemia rientra entro i 140 vuol dire che se noi non siamo a digiuno e abbiamo la glicemia entro i 140 non siamo diabetici. È un altro modo per dire che ecco perché si fa o il modo standardizzato, cioè bevendo quel tipo di zucchero, perché così si capisce davvero come si comporta il pancreas, oppure con la glicemia a digiuno, che è quella sempre più attendibile. Va benissimo, la ringrazio. A lei. Grazie al nostro telespettatore. Intanto ci sono altre domande. Allora, ci sono controindicazioni per la metformina? Allora, controindicazioni assolute? Assolutamente no. La metformina è un farmaco che si conosce da 60 anni, molto maneggevole, che ha un'attività eccezionale perché ha un'attività di insulinosensibilità, va ad agire con più meccanismi sul recettore dell'insulina che abbiamo visto essere il limite, il driver del perché la porta non si apre bene e soprattutto ha un effetto cardiologico, un effetto benefico sul cuore più o meno diretto, cioè ha sia meccanismi diretti che indiretti, ed è un farmaco che non ha nessun problema, anche quando si sente dire no, nell'insufficienza renale la metformina fa danni, eccetera. Non è la metformina a portare l'insufficienza renale. Ogni tanto ho sentito anche qualche persona a me vicina avere questa concezione, ma è semplicemente che siccome ha un'escrezione renale, se il rene non va bene, se non c'è un filtrato, ma stiamo parlando di filtrati molto bassi, quindi di insufficienze renali molto avanti, se non c'è un filtrato importante, basso, e allora quella può dare fastidio. La metformina però, per non dare fastidio gastrointestinale, perché può darlo proprio per i meccanismi di azione, perché elimina anche zucchero con le feci, quindi per non dare fastidio, diarrea, dolori, eccetera, è importante titolarlo un pochino alla volta, in modo che il paziente si abitui con dosi a scalare, prima un po' più basse, fino ad arrivare ai 2 grammi che sono il dosaggio poi, il dosaggio terapeutico, in modo che ci arrivi piano piano per non avere problemi. Però ormai la metformina si dà anche ai bambini e alle gravide, quindi è stato più che sviscerato il fatto che è un farmaco santo. In generale, l'eccesso di farmaci può favorire l'insorgenza del diabete? Allora, l'eccesso di farmaci, di alcuni tipi di farmaci, sì, assolutamente sì. I cortisonici proprio hanno un effetto diretto, ma anche altri farmaci. Il punto è sempre quello, capire perché si prendono dei farmaci. Allora, se il farmaco è il FANS, di cui uno insomma, no, fa uso improprio per curare la cefalea piuttosto che la lombalgia, di cui non si conosce nemmeno la causa, e allora là io invito sempre a rivolgersi al medico di medicina generale e non fare automedicazione. Se la terapia è una terapia che purtroppo serve ad altre patologie gravi, e noi ci siamo anche per questo, per cercare poi di aiutare il paziente che ha delle complicanze anche da altri farmaci. In attesa di altre domande sul numero WhatsApp oppure di telefonate per chi vuole intervenire, possiamo continuare a parlare di farmaci? Sì, continuiamo a parlare di farmaci, anche perché negli ultimi anni veramente abbiamo avuto delle novità importantissime riguardo ai farmaci, e soprattutto farmaci che sono stati scoperti per il diabete, ma che
tra virgolette, ci stanno rubando anche le altre branche per i benefici cardio-nefro-renali. E questi sono due categorie di farmaci principali, che sono gli inibitori degli SGLT2, che hanno proprio questa azione sulla problematica nefrologica e sulla problematica dello scompenso cardiaco. Perché che cosa fanno questi farmaci? Vanno ad agire eliminando lo zucchero, è come se fossero dei diuretici di zucchero. Facendo questa cosa, non solo hanno un effetto antifibrotico sul rene e quindi bloccano la patologia renale, ma hanno anche un effetto a monte sul cuore, riducendo il carico cardiaco e quindi sullo scompenso. E sono veramente dei farmaci eccezionali che stanno cambiando proprio l'evoluzione del paziente nefrologico, tant'è che si possono dare anche nel paziente solo nefropatico pur senza diabete. L'altra classe è importantissima di farmaci che sono stati scoperti negli ultimi anni, ma che si stanno affinando sempre più, sono invece gli analoghi del GLP-1, che è un ormone, sono degli ormoni gastrointestinali che vengono secreti in risposta al pasto sia nell'intestino che nel cervello. E quindi questi farmaci, andando a stimolare questo tipo di ormoni, che normalmente sono presenti in ognuno di noi, ma che sono ridotti nei pazienti con diabete, andando a stimolare la produzione di questi ormoni, non solo rallentano lo svuotamento gastrico e quindi il senso di sazietà, ma anche a livello centrale fanno sì che il paziente abbia meno voglia di cibo in generale, e proprio il craving, che è la voglia del carboidrato in particolare, cioè cambiano proprio la palatabilità del cibo, oltre ad avere un effetto diretto sul pancreas, un effetto proprio anti-infiammazione, e questo miglioramento dell'infiammazione migliora tutta la sensibilità insulinica. Facendo questo, soprattutto quest'ultima classe di farmaci, ma anche la prima, anche gli SGLT2 inibitori, riducono anche il peso, proprio perché concorrono con più meccanismi a questa riduzione del peso. E in particolare gli analoghi del GLP-1 sono dei farmaci che hanno migliorato tantissimo la problematica cardiovascolare. Tutti i pazienti diabetici con problematica cardiovascolare devono fare questi farmaci, escluso nessuno. I cardiologi lo hanno capito subito, anzi hanno visto delle evidenze pazzesche immediatamente, e li stanno utilizzando pure, così come li usiamo i diabetologi. In qualcuno può dare qualche effetto collaterale che è proprio voluto, proprio tipo? Per questo, del tipo nausea e problemi gastrointestinali, proprio perché no? E uno dei meccanismi d'azione è proprio questo, quello di rifiutare il cibo. E proprio per questo, come dicevo prima, il paziente diabetico qualcosina la deve sopportare. È come a voler dire: non faccio il chemioterapico per gli effetti collaterali. Cioè, stiamo parlando più o meno della stessa cosa. Un paziente che ha già avuto un infarto è a rischio di reinfarto, per cui noi abbiamo a disposizione delle armi fondamentali per cambiare la storia naturale della malattia, e li dobbiamo utilizzare. Nello specifico di analoghi del GLP-1, adesso abbiamo da pochissimo in commercio anche un doppio agonista che è potentissimo, la tirzepatide, che è uscito in Italia il 7 ottobre. Esatto, sì. Ne avevamo parlato, sì. E che è un analogo potentissimo sia del GLP-1 che del GIP, che è un altro ormone che si comporta nello stesso modo. Purtroppo questo farmaco, che veramente cambierà la storia naturale anche dell'obesità, purtroppo questo farmaco è ancora a pagamento, non hanno raggiunto l'accordo con AIFA. E che pagamento? E che pagamento? Perché da listino sono 348 euro al mese, ed è una cosa, pure questo, è inaccettabile, è come a voler dire: il chemioterapico ce l'abbiamo, però te lo devi pagare da solo. Non siamo in America. Per cui, insomma, si auspica che, insomma, no, riescano a trovare una cosa di rimborsabilità. Un successo enorme anche per chi vuole perdere peso. Ho capito, però allora là si può distinguere la fetta di popolazione, esatto, che lo fa per il diabete, dalla fetta di popolazione che lo fa per perdere peso, anche perché questi sono farmaci che veramente sono scevri da effetti collaterali. Tra le altre cose, il GIP, che è l'altro ormone su cui va ad agire questo farmaco, ha un effetto antinausea. Per cui anche quel fastidio che avevano i farmaci di prima vengono a mancare, ed è un modulatore intelligente della glicemia, cioè se c'è iperglicemia e allora quelli funzionano e l'abbassano, ma se l'iperglicemia non c'è, non si corre nessun rischio dell'ipoglicemia. Penso che vincerà il Nobel chi ha inventato. Sicuramente sono farmaci che veramente, almeno no, sui dati degli studi, sono eccezionali. Ora vedremo quello che succede nel real world e poi ne parleremo anche più avanti.
circa oggi è 12, quindi è un mesetto che... Un mesetto, sì, io comincio ad avere i primi pazienti che hanno finito il primo mese con veramente risposte con eccezionali. Successo, sì. Con successo. Torneremo a parlare di questo, intanto due domande, perché come al solito la seconda parte è sempre più, come dire, più brillante. Pillole di cromo picolinato aiutano nel prediabete? Sì, aiutano nel prediabete, assolutamente, anzi... Queste diapositive io le avevo fatte proprio su una tavola rotonda con dei medici di base in cui avevo proposto proprio questo nutraceutico. Insieme all'attività fisica e alla dieta, questi nutraceutici sono eccezionali proprio per ridurre la glicemia, quando ancora ovviamente non c'è la malattia, perché una volta che c'è la malattia purtroppo, ahimè, c'è poco da gestire con questi nutraceutici, però sì, è eccezionale. Buon pomeriggio, vorrei chiedere alla dottoressa, con valori di glucosio 100-110 al mattino e di 90-110 a 2 ore dal pranzo, non assumo farmaci, il mio medico mi ha detto che non devo preoccuparmi, ho 77 anni. Secondo me ha ragione il medico. Allora, proprio per quel discorso che abbiamo visto prima, anzi lo rimettiamo, allora... Lei è nella zona grigia, quindi la mattina a digiuno, se stiamo parlando di sangue venoso, perché purtroppo con il glucometro ci potrebbero essere delle discrepanze che poi sul sangue venoso non troviamo. Se stiamo parlando di sangue venoso, lei è proprio nella zona grigia tra 100 e 125, quindi a rigore bisognerebbe fare l'OGTT, anche perché... No? Le due ore da quando si fa un pasto magari non standardizzato e allora si rientra con la glicemia, non è detto che con il carico orale di glucosio poi si rientri. Quindi per stare tranquilla, il carico orale di glucosio senza stress, senza ansia andrebbe fatto. Ecco, lo dobbiamo fare vedere al medico di base il grafico. Io penso che con questo ultimo farmaco, parlare degli altri poi risulta difficile, perché sì, è veramente... una rivoluzione, però sì. 348 euro al mese. Quindi... Sì, però se consideriamo che la gente veramente spende cifre assurde per cose molto meno efficaci, tipo pensano di dimagrire con i massaggi, non so piuttosto che con... Le sigarette quanto costano? Già risparmiare sulle sigarette, infatti, 5 euro e 20, ecco, i soldi che investite in fumo di sigaretta. Tra le altre cose ci sono vari studi anche sul fatto che andando ad agire proprio su alcune parti del nostro cervello, oltre ad avere avvenire a mancare proprio la voglia del cibo, probabilmente vengono a mancare anche queste voglie diverse dal cibo, sì, come il fumo di sigaretta. Quindi però sono dati ancora bacco, assolutamente tabacco, speriamo non venere anzi venere dovrebbe migliorare perché sempre là siamo nel microvascolare, quindi anche le problematiche legate alla funzione sessuale ovviamente vengono inficiate e vengono peggiorate. Adesso, dal con quest'ultima diabete, quest'ultima notizia, cresceranno le vendite. Perché insomma c'è anche questo. Sono farmaci eccezionali e ripeto, le novità sono tante. Per il 2025 finalmente avremo l'insulina settimanale, che è un'altra novità. Anche questa è una grande novità. Che è un'altra novità assoluta. Ci sono pericoli, rischi di crisi ipoglicemiche con l'insulina settimanale, perché è un range molto vasto, molto sì, ampio. Allora fa paura pensare di dover fare 70-80 unità di insulina tutta ad una volta, però le insuline si dividono in due tipi, quella ad azione rapida che si fa subito prima, subito prima del pasto, e quella ad azione lenta che dura per un tempo. E adesso le insuline lente arrivano a poco più di 24 ore, questa settimanale sarà così lenta da durare una settimana, e proprio perché queste sue caratteristiche di farmacocinetica è ancora più sicura sulle ipoglicemie delle altre. Per cui gli studi, e in questo caso studi di popolazione, perché vengono già utilizzate su una fetta molto ampia di pazienti, considera le ipoglicemie sovrapponibili a quelle delle altre insuline lente. E in questo caso il sensore, la domanda che mi faceva prima, sì, il sensore è determinante, perché i sensori, oltre a fare un monitoraggio continuo, e in questi pazienti vengono rimborsati i sensori dal Sistema Sanitario Nazionale, hanno degli avvisi che suonano quando la glicemia si riduce, soprattutto se si riduce velocemente. Anche perché immagino in 7 giorni
due soggetti hanno una vita completamente diversa. Uno magari fa attività fisica, l'altro mangia un po' di più, e quindi è normale tenere sotto monitoraggio attento. Esatto. Però no, questo è veramente uno degli alert minori, cioè al di là di quello che si possa pensare a priori, che insomma dire mi faccio 100 unità di insulina tutto ad una volta può sembrare una cosa rischiosa, in realtà non è così. Anzi, guardiamo ad i vantaggi. Io ho tanti pazienti che rifiutano la terapia insulinica perché purtroppo il caregiver, il familiare che gliela deve somministrare, non sempre è disponibile. Certo. E dobbiamo fare i giochini a posizionarla in un momento piuttosto che in un altro, perché insomma no, non c'è nessuno che li aiuta, questi poveri anziani che non vedo, che non riescono. Va bene anche per i giovani? Va bene anche per i giovani, però ovviamente quel tipo di terapia, insomma, al tipo di terapia insulinica si ci arriva, no? Dopo un grado importante di patologia. Sì. Quindi se uno diventa diabetico a 20 anni e già a 50, 55 anni insomma, no? La beta cellula pancreatica si è esaurita, è ovvio che va bene, però non ce l'aspettiamo. Noi dobbiamo arrivare prima, dobbiamo arrivare più precocemente possibile in modo da evitare quelle che sono poi tutte queste terapie che sono della parte finale della patologia. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Meglio la metformina tradizionale o quella a lento rilascio tipo Slomet? Allora, la metformina a lento rilascio dà meno fastidio, è più tollerata e in linea di massima è una metformina che funziona molto bene proprio per questo motivo. Sono sovrapponibili, tutto è come si tollerano i farmaci. La lento rilascio, insomma, si utilizza anche in gravidanza, si utilizza anche nei ragazzi giovani proprio per la migliore tolleranza. Probabilmente a parità di dosaggio alcuni pazienti hanno proprio sulla glicemia in sé per sé degli effetti maggiori con quella non a lento rilascio, però insomma sono sovrapponibili. Siamo ancora disponibili per domande e altri pareri. Telefonata, eccola qua, me la sono chiamata perché poi vorrei parlare con lei di un altro caso. Buon pomeriggio, dove chiama, come si chiama? Pronto? Pronto? Sì, ci siamo. Pronto? Pronto. Prego, può fare la domanda alla dottoressa Mazza, può alzare la voce, abbassare invece il volume del televisore. È abbassato il volume. Prego, allora può parlare. Pronto? Buonasera, sono degli altri della salute. Dunque, io ho fatto le analisi, mi sente? Sì, la sentiamo. Pronto? La sentiamo. Pronto, mi sente? Noi la sentiamo, ha fatto le analisi? Prima no. Dunque, non so se mi sentite, ho fatto le analisi del sangue e risulta la glicemia a 278, quindi molto alta. Sì. In effetti però tutti gli altri esami sono normali, meravigliosi, cioè sono proprio che si adattano perfettamente all'esame che ho fatto. L'unico problema è che l'eoglobina, in effetti, dato che penso che funzionano bene i reni, l'urina, c'è il, un attimo, il glucosio all'urina è molto alto. Essere diabetico. Un attimo che non trovo l'esame dell'urina. Se non dovesse riuscire può inviare magari via WhatsApp i risultati, anche, così. O anche fargli dare il mio numero di telefono così poi mi contatta. No, non si preoccupi, può inviare via WhatsApp le analisi e così. Pronto, mi sentite? Sì, la sentiamo. Pronto, mi sentite? Sì, ci siamo. Pronto?
Allora, visto che c'è qualche problema di comunicazione, possiamo ricevere via WhatsApp le analisi e poi la dottoressa Mazza risponderà, visto il caso. Io volevo parlare... Sì, giusto per inciso, se il paziente con 278 mg decilitro di glicemia, quindi diabetico, non sapeva di essere diabetico, ovviamente lo zucchero nelle urine è segno normale. Del fatto... sì, perché insomma, no, elimina anche zucchero con le urine, anzi la poliuria, la polidipsia, la sete, il dimagrimento e il fatto di andare spesso in bagno è correlato proprio all'esordio di cui parlavamo prima, insidioso. Diverso è se il paziente sa già di essere diabetico e magari non è compensato. Ad ogni modo una visita diabetologica in questo caso va fatta, sia se il paziente non lo sapeva e sia se il compenso a questo punto non è ottimale. Telefonata, non so se è la stessa, vediamo, riproviamo. Pronto, buon pomeriggio. Buonasera, sono... da Rogliano chiamo. Prego. Mi chiamo Marco. Prego. Volevo fare una domanda alla dottoressa. Sì. Prego, può porre la domanda. La dottoressa mi fa spaventare, io ho 80 anni. con tutte queste cose che sta dicendo, no? Io avendo una pensione sociale dovrò morire prima. Di arrivare a questi farmaci. Dottoressa, in effetti sono stata non è possibile volutamente... poi con queste cliniche private che si fanno i soldi, io che devo fare? Devo morire prima? No, ma io sono stata volutamente allarmista proprio per stressare il concetto che bisogna arrivare alla prevenzione, però le ho anche detto un'altra cosa, le ho anche detto che 20 anni fa noi persone della sua età e anche più grande di lei in ambulatorio ce le sognavamo, invece adesso la maggior parte dei nostri pazienti sono pazienti anziani, francamente anziani, io ho 90enni che insomma hanno pochissime complicanze e tutto sommato vivono una vita dignitosa, che sono cose che prima ci sognavamo, prima di diabete si moriva e soprattutto si moriva di complicanze anche in giovane età, per cui il... Sì, ma questo farmaco che costa 800 euro... E per questo 348. Dico, costa 348, ma ce ne sono anche che poi si... Io come lo prendo questo qua se prendo 500 euro al mese? E c'è per altro, questo le altro. Dico che bisogna interagire anche con la politica, in modo che questi farmaci, che poi insomma sono farmaci costosi, ma non sono più costosi di farmaci che si usano in oncologia, in reumatologia, no? In altre branche, vengano proprio rimborsati ai pazienti diabetici dal sistema sanitario nazionale. Dottore, solo chi ha un buono stipendio può vivere. Comunque lei ha lo spirito giusto, io la saluto. Complimenti, e è vero. Va bene. La ringrazio. Mi saluto la dottoressa che io spero di non arrivarci a spendere 350 euro. No, arrivederci. Sicuramente no. Glielo auguro. Non ne avrà bisogno. Allora, siamo quasi in chiusura, però oggi a Lamezia, anzi ieri sera, è successa una cosa incredibile. Il primario, il dottor Procopio, è stato aggredito alle spalle con un manganello da parte di un paziente, parente di un paziente che doveva essere dimessa e non erano d'accordo sulla scelta. Caratto gravissimo, non è il primo, per lui è stato il primo perché c'erano state delle... Sì. Scontri verbali e sì, tra le altre cose esprimo solidarietà a Rosarino perché anche io sono lametina, tra le altre cose una persona di grande esperienza che è abituata a comunicare anche in situazioni critiche, per cui veramente deve essere stata una cosa non prevedibile, non preventivabile. Purtroppo anche io vengo dall'emergenza lo so, per questo ho posto la domanda. E purtroppo queste sono cose che sono all'ordine del giorno anche in grandi città come Cosenza, anzi quando sono approdata a Cosenza non pensavo che in una città come questa ci potessero essere dei livelli così basici di comportamento e di comunicazione. Io purtroppo me ne sono scappata dal pronto soccorso di Cosenza anche per queste motivazioni e le trovo inconcepibili e inaudite. Da questo punto di vista tanti passi avanti si stanno facendo adesso anche dal punto di vista della legge, però dobbiamo essere noi sanitari a denunciare queste barbarie, perché di questo stiamo parlando. Purtroppo quello che succede in pronto soccorso è l'apoteosi della cosa, però spesso e volentieri anche noi in ambulatorio veniamo maltrattati, cioè c'è poco rispetto della figura del professionista sanitario per varie motivazioni, cioè si pensa che il problema oggettivo o soggettivo che sia giustifichi anche determinati tipi di atteggiamento. Non è così non è e così. Non deve essere così. Grazie dottoressa Massa.
continuano ad arrivare dei messaggi, davvero tantissimi, segno grazie. Che è comunque il messaggio è arrivato, qualcuno si è angosciato, anche un po' io devo dire, perché serve anche a questo. La cosa che preoccupa di più è sì. il fatto che sia una patologia anche questa silente, quindi avere questo nemico che magari ci sta erodendo sì. l'organismo a nostra insaputa non fa piacere sicuramente, c'è sì. un rischio che dobbiamo sicuramente, allora la prevenzione diventa esatto. importantissima, fondamentale. Risponderemo a queste domande e magari anche al signore di 77 anni che dovrebbe mandarci le analisi, con la dottoressa Mazza che è sempre gentilissima, ci sono anche le repliche, sicuramente sì. arriveranno anche domande. E poi ci vedremo fra qualche mese, perché volentieri. Ci porta sempre novità. Abbiamo lanciato questo farmaco, magari volentieri. Sarà poi prescrivibile per chi ha veramente la patologia. Chissà, nei prossimi mesi, speriamo che insomma, lo Stato e la Regione in questo caso vengano a supporto. L'AIFA, la Regione l'AIFA, non l'AIFA. Può tanto, magari. Magari una parte, gli 8 euro, però e poi chissà quante altri farmaci si scopriranno nei prossimi anni. Siamo sulla strada giusta, ora obiettivamente no, il messaggio di sensibilizzare, di stressare determinati concetti è stato fatto apposta. Noi, io nello specifico, che oggi rappresento anche una categoria di medici, siamo qua per questo, siamo sempre dalla parte dei pazienti, per cui non vi angosciate perché le cure ci sono ed è ovvio che prima ci approcciamo alla cura e prima il processo resta reversibile. E poi cerchiamo di salvare il salvabile, a volte lo facciamo molto bene, avendo valori che si sovrappongono a quelli della popolazione sana, della popolazione non diabetica, e quindi a non avere mai le complicanze che ci auspichiamo di non avere in nessun paziente. Grazie dottoressa Massa, grazie. E noi diamo l'appuntamento a martedì prossimo con l'otorino laringoiatria. Ci sarà un altro collega perché io sarò fuori, però in corsia va avanti, settimana in settimana abbiamo già tanti appuntamenti fissati fino al mese di dicembre. Grazie ancora, arrivederci. Grazie.